Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Ci concentreremo in particolare sul tempo del fine settimana, ma partiamo dalla distribuzione della pressione al suolo a livello europeo. Questo vasto centro di bassa pressione che coinvolge tutta l'Europa centro-settentrionale è un po' il motore delle condizioni meteorologiche anche in Italia. Queste precipitazioni portate da questi centri depressionari interessano infatti parte del centro-nord. Il sud per ora ancora secco e con temperature molto alte. Vediamo la distribuzione delle precipitazioni sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni. Venerdì ancora degli acquazzoni saranno possibili su Alpi, Prealpi, Alta Pianura Padana e zona Laghi, e qualche temporale passa anche nelle regioni centrali. Sabato poi ritroveremo ancora dei piovaschi a ridosso delle zone montuose al centro-nord, specie su Alpi, Prealpi e Alta Pianura Padana. Poi vi anticipo, domenica situazione molto più tranquilla. Le regioni meridionali però, dicevamo, senza piogge e con temperature alte. In effetti questo schema ci mostra come ancora le regioni meridionali siano interessate a questa colorazione rossa. Aria molto calda in arrivo dal Nord Africa mantiene le temperature su valori addirittura vicini ai 40 gradi all'ombra, in particolare venerdì. Sabato prima diminuzione e finalmente domenica queste correnti settentrionali più fresche raggiungono anche il sud. Poi l'inizio della settimana, a partire già da domenica appunto, vedrà anche una rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale, alta pressione che piano piano investirà anche l'Italia, e quindi settimana prossima dovrebbe essere una settimana nel suo complesso di bel tempo, ma anche con temperature che da metà settimana riprenderanno a salire. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.